Da giorni, da settimane, la cronaca ci impone di occuparci della situazione molto critica in cui versano diversi istituti bancari nazionali, a cominciare dalla stessa Banca Nazionale, per non parlare poi del credito svizzero. Insomma, un periodo nero di cifre in rosso, verrebbe da dire. E per cercare di capire cosa stia succedendo, ci ritroviamo con il professor Sergio Rossi, docente di macroeconomia ed economia monetaria all'Università di Friburgo. Buongiorno, professore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Professore, della situazione drammatica del credito svizzero avevamo già parlato in questa stessa sede qualche settimana fa, ripromettendoci di tornare poi sull'argomento dopo le decisioni del Consiglio di amministrazione del 27 di ottobre. Come leggere le decisioni che ha preso la banca? Decisione difficile da prendere indubbiamente per quanto riguarda soprattutto le persone che lavorano in Credit Suisse e che dovranno essere licenziate o trovarsi comunque un'altra occupazione. E poi una situazione difficile perché era ormai dal 2008 che Credit Suisse avrebbe dovuto fare una strategia di ridimensionamento e riposizionamento come ha dovuto fare UBS con il salvataggio dell'ente pubblico, la Confederazione e la Banca Nazionale Svizzera. Però Credit Suisse non ha fatto questo allora e dovrà farlo ora, in una situazione comunque molto più problematica perché le banche centrali, ma anche le autorità pubbliche, hanno esaurito un po' i margini di manovra, addirittura le banche centrali stanno aumentando i tassi di interesse di riferimento e dunque la finanza di mercato soffre a causa di questo e per Credit Suisse diventa ancora più difficile oggi rispetto al 2008 trovare dei partner cui cedere delle quote della propria attività o delle attività intere che verranno dismesse oppure trovare dei fondi per rifinanziare a breve termine le attività che Credit Suisse tiene ancora in proprio bilancio, addirittura abbiamo visto fuori dai confini nazionali, perché in Svizzera non c'è alcuna banca, alcuna istituzione finanziaria che è disposta a rifinanziare Credit Suisse o a prendere delle partecipazioni in Credit Suisse per rilanciare le attività non tanto di banca di investimento, ma quelle di banca commerciale legata al territorio nazionale. Infatti abbiamo preso atto, tra l'altro, di un intervento di un fondo saudita addirittura. Questo che cosa vuol dire per un istituto come il Credito Svizzero, il secondo nazionale? Ma già prima di questo intervento gli azionisti di maggioranza in Credit Suisse non sono stati degli azionisti svizzeri, ma azionisti stranieri, fondo BlackRock, un fondo anglosassone, per fare solo un esempio. Ora questa apertura verso l'Arabia Saudita potrebbe anche essere problematica, perché è vero che è dove i soldi ora ci sono, ma l'Arabia Saudita non è un paese veramente democratico che rispetta i diritti umani e che ha un sistema politico esente da critiche. Per cui se Credit Suisse si fa rifinanziare in tal modo da una banca dell'Arabia Saudita, potrebbe anche esserci un rischio reputazionale o comunque una fuga di depositanti perché non sono d'accordo con questo tipo di salvataggio e vanno a mettere i loro risparmi altrove, facendo ancora peggiorare la situazione di liquidità di Credit Suisse e in fondo questo fondo o questa banca commerciale dell'Arabia Saudita non potrà risolvere tutti i problemi. Sta mettendoci dei soldi, ma poi bisogna vedere quali strategie Credit Suisse metterà in atto come banca d'affari sul piano internazionale, ma anche come banca commerciale a livello nazionale, perché in fondo la banca dovrebbe essere ancorata al territorio dove ha la propria sede e sviluppare questo territorio nell'interesse generale e non solo di quello che fa la finanza di mercato. Nel frattempo, comunque, quello che sappiamo è che una delle decisioni, quella che naturalmente immediatamente colpisce di più, riguarda i licenziamenti. No, 9.000 si dice licenziamenti a livello globale, 2.000 e forse più in Svizzera. E a questo punto viene da pensare, dobbiamo aspettarci un intervento pubblico, di sostegno, come è stato il caso dell'UBS? Ma in un momento come questo, in cui la Banca Nazionale è in così grande difficoltà. Questa è una domanda molto articolata, direi per la prima parte. Purtroppo i tagli che Credit Suisse ha già annunciato peseranno molto sul mercato del lavoro in Svizzera, perché questi lavoratori, queste lavoratrici in Credit Suisse che verranno licenziate prossimamente in Svizzera, si parla di 540 già entro la fine di quest'anno, avranno difficoltà nel trovare un'occupazione simile sulla piazza finanziaria nazionale, perché le banche in generale stanno soffrendo per la situazione
internazionale, per cui non andranno ad assumere maggiore forza lavoro, ma casomai anche queste altre banche licenzieranno. Per cui, come si è visto nella crisi del 2008, chi perde l'occupazione presso una banca, in questo caso Credit Suisse, o si inventa una professione in quanto consulente indipendente, oppure diventa un giornalista finanziario o va a insegnare nelle scuole medie superiori o magari anche in quelle universitarie professionali, però non tutti saranno in grado di farlo, per cui credo che o riorientano completamente la loro attività professionale, ciò che sarà molto difficile per chi ha già una certa età, oppure dovranno vivere con i loro risparmi di un tempo, quando hanno guadagnato anche magari dei bonus stravaganti, però questo non è per tutti, perché molte persone che Credit Suisse licenzia sono di livello medio come formazione, come percorso professionale, per cui sarà molto difficile per queste persone trovare un'occupazione, a meno che non vadano ad abitare, dunque anche a lavorare, in un paese molto lontano. Non penso all'Asia, ma magari alla Polonia, dove Credit Suisse può sviluppare, per esempio, cosiddetti call center, però la qualità di vita in Polonia, lontani dalla famiglia, dai propri amici, non sarà sicuramente quella che queste persone hanno sulla piazza di Zurigo, anche solo quella luganese. Poi, per quanto riguarda l'intervento pubblico, direi che, malgrado le perdite che la Banca Nazionale registrerà quest'anno nel proprio conto economico, la BNS ha comunque un margine di manovra, perché può emettere denaro dal nulla, come fanno anche tutte le altre banche sulla piazza economica di qualsiasi paese, in questo caso la Svizzera. Però la BNS sarà molto reticente ad intervenire, perché questo vuol dire: ripetiamo un po' quello che è successo con UBS, salviamo il salvabile di una grande banca troppo grande per fallire, però questo dà l'esempio che se le banche vanno in quella direzione, se una piccola banca diventa troppo grande per fallire, allora a quel punto sarà interessante per lei sviluppare la sua attività, perché se fallisce lo Stato e la banca centrale intervengono. Le piccole banche invece devono gestirsi meglio, perché sanno che non hanno questa importanza sistemica, ma qui c'è una diversità nella competizione, nella concorrenza fra banche che distorce il mercato. Però chiaramente, se Credit Suisse dovesse essere vicino al fallimento, ciò che non penso sia il caso e spero non sta al caso nel prossimo futuro, non potrà fare meno di intervenire né la Banca Nazionale, anche se poi magari sarà in perdita, né la Confederazione. L'intervento lo sarà venduto al pubblico dicendo: nel 2008 siamo intervenuti per salvare UBS, ci siamo riusciti, addirittura con dei guadagni a fine anno, perché abbiamo venduto le azioni che abbiamo acquistato a dei prezzi inferiori. Però per Credit Suisse potrebbe essere diverso, nella misura in cui i mercati finanziari sono già molto sotto pressione e bisognerebbe attendere molti anni prima di riuscire a vendere i titoli che Credit Suisse ora vorrebbe lasciare perdere in una banca cattiva, come la si chiama nel gergo, che sarà finanziata dai fondi pubblici. Però comunque è un segnale negativo, perché vuol dire che le banche, quando aumentano i loro affari, quando diventano troppo grandi per fallire, hanno una garanzia di salvataggio. Per cui i manager di queste banche, che del resto non sono stati in alcun modo sanzionati, addirittura continuano ad avere dei profitti esagerati, dei bonus esagerati anche quando la banca è in perdita, questi manager non impareranno nulla da quello che è successo, ma anzi continueranno a fare quello che hanno fatto fino a ieri, dicendo: se va bene abbiamo dei bonus stravaganti a fine anno, se va male tagliamo l'occupazione, interviene lo Stato se la banca rischia di fallire e noi ce la caviamo comunque sempre con dei bonus esagerati. Mi viene, dopo passiamo al tema anche della Banca Nazionale, ma prima mi veniva ancora da chiederle qualche cosa riguardo proprio all'attività dei manager, delle operazioni riuscite o sbagliate, perché viene da dire, tutto sommato, essendo il campo d'azione, quello degli investimenti a livello globale, e essendo il mercato così volubile, non so come definirlo altrimenti, a questo punto è sempre un po' un azzardo, è sempre un po' un rischio. E quello che constatiamo è che ad andare ad investire a livello finanziario, a livello borsistico, eccetera, eccetera, tendenzialmente ci si sta perdendo in questo periodo, in tanti ci perdono, le banche, le assicurazioni, eccetera, eccetera. Abbiamo sentito dire di perdite miliardarie anche delle casse assicurative, le casse malati, per esempio. Ma chi ci guadagna alla fine? Mi chiedo. Mi riassunto il problema. Questa è la finanza di mercato, in realtà è un grande casino della speculazione finanziaria a livello globale, e chi vince di solito sono le istituzioni finanziarie, che hanno centinaia di miliardi da gestire,
propri soldi oppure quelli della loro clientela, altre banche o altri attori economici, però chi di solito ci perde sono i piccoli risparmiatori, o perché non sanno gestire i loro investimenti in borsa, perché occorrono non solo la sfera di cristallo e la bacchetta magica, ma occorrono anche delle conoscenze finanziarie molto approfondite, e poi spesso e volentieri è un caso che si riesca a guadagnare qualcosa di rilevante mettendo i soldi in borsa piuttosto che nel mattone o lasciandoli in un conto bancario. Però il problema è che le banche di investimento, fra cui anche Credit Suisse, sono catturate da un conflitto di interesse, perché un'azienda che vuole entrare nel mercato per raccogliere dei capitali dalla finanza globale, chiede spesso a una banca come Credit Suisse di consigliare a che prezzo questa azienda deve vendere le proprie azioni. Supponiamo che ci sia Tesla che vuole entrare nel mercato finanziario, in quello borsistico, per vendere un pacchetto di azioni. Tesla può rivolgersi a Credit Suisse chiedendo ai loro consulenti a che prezzo dobbiamo vendere le azioni in borsa. E Credit Suisse o i suoi consulenti diranno a 100 dollari l'azione, e oltretutto, dopo aver consigliato a che prezzo vendere le azioni di Tesla in borsa, Credit Suisse acquista queste azioni al prezzo in cui ha consigliato di venderle. Un po' come se io dicessi al mio vicino di casa che mi ha chiesto una perizia: la tua casa per me puoi venderla per 1 milione di franchi svizzeri, e poi quando è in vendita io l'acquisto a 1 milione. Cioè, ovviamente, evidentemente un conflitto di interesse, e questo ha portato Credit Suisse, ma non solo questa banca, a fare delle attività di investimenti, di consulenza, ma poi anche di investimenti finanziari, che si sono rivelate fallimentari nel Regno Unito, nel mondo anglosassone in generale, ma anche in paesi asiatici, senza parlare della Cina. Vediamo che sia sul piano finanziario tout court, sia sul mercato immobiliare, ci sono stati dei crolli dopo che i prezzi sono esplosi, per attività che non avevano alcun legame con la produzione di reddito e di ricchezza. Dunque si sono gonfiate delle bolle, le bolle finanziarie, ma poi anche quelle immobiliari, che prima o poi sono esplose, e quando sono crollati i prezzi in borsa, fra cui anche Credit Suisse, le banche hanno subito delle perdite colossali che hanno spesso e volentieri posto sulle spalle della forza lavoro, licenziando in maniera drammatica molte persone, o addirittura facendo pagare ai depositanti o dei tassi di interesse negativi o delle commissioni, oppure addirittura quando la banca fallisce sono i depositanti che perdono una gran parte, se non tutti i loro averi. Per cui ecco sempre questa questione: quando esce testa nella finanza globale vincono le grandi istituzioni finanziarie che giocano al casinò, e poi quando esce croce invece perdono tutti gli altri, e i manager di queste grandi banche comunque riescono a farla franca, non sono in alcun modo tenuti per responsabili, non subiscono alcun processo, non devono restituire neanche un franco o un dollaro di bonus che hanno percepito, anche quando la banca registrava delle perdite, al caso di Credit Suisse recentemente. Parliamo un attimo della Banca Nazionale. Qui si parla di 134 miliardi in 9 mesi di perdita. E io mi chiedo per prima cosa, ma come può succedere una cosa del genere? Come si può spiegare che una somma così enorme in 9 mesi si perda, insomma, così tanto? Sì, insomma, fa venire i brividi alla schiena. Però se guardiamo dal 2008 innanzi, la BNS ha emesso centinaia di miliardi di franchi svizzeri per calmare l'apprezzamento del franco nel mercato dei cambi, per aiutare le banche che dopo il quasi fallimento di UBS erano congelate nel mercato interbancario, per cui non si potevano né prestare né ricevere soldi attraverso questo sistema. La BNS è intervenuta creando centinaia di miliardi di franchi, e lo continua ancora a fare oggi, seppure con proporzioni più ridotte, per cercare di arginare l'apprezzamento del franco. Che cosa fa? Quando emette franchi, la BNS li dà alle banche, spesso e volentieri in Svizzera, e queste danno alla BNS in cambio dei titoli che spesso però sono espressi in moneta straniera. Per cui la BNS, se vogliamo, ha una domanda di euro e offre dei franchi svizzeri per cercare di calmare l'apprezzamento del franco ed evitare che l'euro scenda troppo velocemente a dei livelli che per l'economia svizzera che esporta sono problematici. Però poi quando la BNS registra nel proprio portafoglio quei titoli che le banche in Svizzera li vendono per avere in cambio dei franchi, a fine anno la BNS dice: ma questi titoli che ho acquistato per 10 franchi cosa valgono ora in borsa? E se valgono meno di 10 franchi, la BNS registra una perdita contabile, o ha dei titoli in monete straniere, ma anche delle riserve valutarie, dei dollari e degli euro, delle monete,
di altri paesi che tiene sul proprio conto, ma anche qui se il tasso di cambio del franco si apprezza rispetto al dollaro americano, rispetto alla lira sterlina, rispetto allo yen e così via, a quel punto a fine anno la BNS dirà: io li ho acquistati a un prezzo, un tasso di cambio maggiore rispetto ad oggi, per cui se li vendessi dovrei andare in perdita. A quel punto abbiamo delle perdite contabili che alla fine del terzo trimestre, dunque al 30 di settembre di quest'anno, valevano 142 miliardi di franchi. Per cui ecco, sono più che altro perdite contabili che però pesano sulle finanze pubbliche, perché sia i cantoni sia la Confederazione hanno firmato una convenzione con la Banca Nazionale e a fine anno, se la Banca Nazionale ha degli utili, ricevono i cantoni 2/3, la Confederazione 1/3 dell'utile netto dopo che hanno versato i dividendi agli azionisti della BNS. È un sistema molto complesso che risale al 1907, quando i cantoni hanno abbandonato la sovranità monetaria di cui godevano per creare la Banca Nazionale Svizzera, trasferire le competenze monetarie alla Confederazione. In cambio, i cantoni hanno esatto e ottenuto che una parte dei benefici della BNS venivano versati nelle casse pubbliche. Però qui mescoliamo la politica di bilancio della spesa pubblica cantonale e federale con la politica monetaria e questo non va bene perché crea, lo vediamo in questo periodo, crea dei problemi per le finanze pubbliche che si aspettano di ricevere degli utili dalla BNS, ma in realtà non li riceveranno probabilmente, per cui dovranno tagliare la spesa pubblica a svantaggio di una parte della popolazione. E in effetti, e qui magari concludiamo, la questione è proprio che in questi giorni vediamo dipinto sul volto non so, di Christian Vitta, per esempio, per il Canton Ticino, questo terrore di fronte al fatto che non arriveranno, non so, 120, 140, 150 milioni che erano messi come in preventivo per equilibrare un po' il bilancio cantonale di quest'anno. E anche a me veniva da pensare, ma un cantone può funzionare dal punto di vista economico e del proprio bilancio, aspettando sempre che arrivi appunto dall'Istituto Nazionale, dalla Banca Nazionale, quello che poi serve a coprire tutto. E poi quando non succede così, è pronto, a suo giudizio, ad affrontare in termini economici la questione senza quei soldi? Sì, questa è una domanda cruciale che molti consiglieri di Stato sul piano cantonale dovrebbero porsi. In realtà bisognerebbe separare la politica monetaria che è della Banca Nazionale, che ha dei compiti diversi dal finanziamento della spesa pubblica, dalla politica di bilancio dei cantoni, ma anche della Confederazione. In questo caso, se la BNS versa annualmente una parte dei propri utili nelle casse pubbliche, i cantoni, ma anche la Confederazione, anziché aspettarsi questi soldi per finanziare la spesa pubblica, dovrebbero dire: facciamo in modo che i nostri conti siano gestiti correttamente. Se poi riceviamo dei soldi dalla Banca Nazionale, allora a quel punto abbassiamo il debito pubblico. Dunque, la spesa pubblica va finanziata a debito nella misura in cui si tratta di investimenti che lo Stato mette in opera, di cui profiteranno anche le future generazioni fiscali, mentre la spesa corrente va finanziata con le imposte. Bisogna partire non da quello che ricevono le casse pubbliche, ma dai bisogni che lo Stato deve soddisfare: la sanità, l'istruzione, i trasporti, la sicurezza, l'ambiente e quant'altro, la socialità. Quali sono i compiti dello Stato? Una volta che sono definiti, sappiamo qual è la spesa pubblica che deve essere finanziata in pareggio per quanto riguarda la gestione corrente, e a quel punto, se il pareggio deve essere ottenuto, bisogna avere un carico fiscale adeguato. Dunque, non continuare ad abbassare le imposte nella speranza che ci saranno più introiti nelle casse pubbliche perché ci sarà un maggiore indotto economico, una maggiore ricchezza arrivando anche magari dall'estero, ma dire: questi sono i bisogni che lo Stato deve soddisfare, ci occorre tot franchi svizzeri, come li raccogliamo? Con delle imposte che sono distribuite in maniera equa sull'insieme dei contribuenti, e poi se a fine anno arrivano degli utili della Banca Nazionale, a quel punto abbassiamo il debito pubblico perché in questo modo rimborsiamo una parte di questo debito, ma un debito che va acceso per finanziare gli investimenti dello Stato, non per pagare, gli stipendi dei funzionari o la carta che si mette nella stampante dello Stato, ma per pagare gli investimenti pubblici, perché sarebbe ingiusto che tramite le imposte di quest'anno i contribuenti paghino anche i servizi che sono erogati grazie alle infrastrutture, pensiamo agli ospedali. Se il Cantone Ticino costruisce un nuovo ospedale universitario, per dire, questo va finanziato a debito in quanto settore pubblico, perché di questo ospedale
beneficeranno anche i contribuenti degli anni futuri che non hanno partecipato a questa decisione, ma che trarranno vantaggio dal fatto che potranno farsi curare meglio, magari rispetto a quanto accade oggi, in questa struttura. Dunque, ragionare in questo modo vuol dire mettere da parte i soldi che arrivano dalla banca nazionale per casomai abbassare un po' il debito pubblico negli anni a venire, ma senza sperare che questo accada ogni anno, perché la BNS, uno, non è tenuta a finanziare la spesa pubblica, due, ha delle entrate e delle uscite che sono molto volatili, soprattutto in periodi di crisi come questo. E a questo punto non ci resta che aspettare di vedere, di sentire magari l'annuncio di qualche taglio a livello, per esempio, cantonale, già si parla di questo, e staremo a vedere e probabilmente ci torneremo su. Io la ringrazio, professore, e ci vediamo la prossima volta. Grazie a lei per le stimolanti domande, alla prossima volta volentieri.